Insert coin. A quanto pare ti stai rilassando bevendo il tè, Ellie. Chi è la tua amica? Ah, Daisy! Piacere di conoscerti, Daisy! Oh, ciao, marziano furioso! Sei venuto a prendere il tè con Ellie e Daisy? Ellie ha proprio ragione, Pocoyo. Il marziano furioso ha appena rapito Daisy. Caspita, Pocoyo! Hai perso! Sì, questa coppa è davvero bella, ma non dimenticare la tua missione! A saltare dall'altra parte? Pocoyo, guarda! Un aiuto! Molto bene! Hai superato il livello! Guarda, Pocoyo! Una chiave! Magari se tu riuscissi a far addormentare Ronfotto... Pocoyo, questa ninna nanna è orribile. Secondo me, dovresti chiedere aiuto. È la tua grande occasione! Stai attento! Questo livello sembra difficile! Restituiscimi Daisy! Oh!
Pocoyo, ricorda che ti resta ancora un aiuto. Ce l'hai fatta! Ben fatto, ragazzi! Marziano Furioso, la prossima volta che vuoi una cosa, basta che la chiedi gentilmente e ti sarà data! Chiamami! Ciao, Pato! Oh, scusami! Scusami tanto! Vuoi un po' di pace e tranquillità, vero? Va bene. Io mi occupo di... Oh, va bene! Va bene! Tranquillità, ho capito, certo. Telefono nuovo! Che bello! Lo sai usare? La prima cosa da fare è scegliere una bella suoneria. Sembrerebbe contagiosa, eh? E a quanto pare tu non sei l'unico a cui piace questa suoneria, Pato. Sembra una festa! È finita. Così ora sei di nuovo solo. Una passeggiata tranquilla da solo. Ellie ti sta chiamando! Ellie ti ha chiamato perché vuole riascoltare la tua suoneria. E come darle torto? È Pocoyo. Sicuramente la vuole riascoltare anche lui. Andiamo, Pato, torna indietro. La tua suoneria piace proprio a tutti. Hai messo il telefono in modalità vibrazione, così nessuno ti darà più fastidio. Non è una brutta idea. Guarda, ci sono tutti i tuoi amici. Perché non lasci il telefono e non vai da loro? Pato, il telefono. Non ti sta chiamando nessuno. Che strano. Ancora nessuna chiamata. E allora da dove viene questo ronzio? Ah, è Ronfotto che russa! È stato un falso allarme. Mi dispiace, Pato. La torta è finita. Però sono rimaste un sacco di carotine. Pato,
A cosa stai giocando? Sembra che tu ti stia divertendo molto. Ma non ti divertiresti di più giocando con i tuoi amici? Pato, non lo buttare! Pulpo ha bisogno del tuo telefono. Non ti dispiace prestarglielo, vero? Fantastico! Ha ordinato una pizza! Ellie ha inviato un messaggio a tutti! Ed ecco la suoneria contagiosa! Che bello, Pato! Musica e pizza! È così che ci si diverte! Ciao, amici! Sfida di ballo, parte seconda. Ciao, ragazze! Cosa state facendo? Linina, basta così! Ci sarà pure un passo di danza che piaccia a tutte e due? Questo è ballare! Vediamo chi altro vuole assistere ai vostri bellissimi passi. Thank you.
attimo, un attimo! Roberto? Bravissimo! Siete tutti dei ballerini davvero fantastici! Ciao! Guardate, sono Pocoyo e Lula! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao anche a te, Lula! Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Fermati! Pallina! Cos'hai trovato? Un cagnolino! Sì, è un cane giocattolo! Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Pocoyo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave! Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Pocoyo! Ottima idea girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra... Ma tu guarda! Bau, bau! Abbaia pure! Non è ingegnoso! Oh! Cagnolino! Credo che Lula voglia giocare, Pocoyo! Forse devi caricarlo. È proprio un bel numero, vero? Oh, guarda! Anche Lula ha deciso di esibirsi per te, Pocoyo. Lula, anche il tuo numero è geniale! Oh, non te la prendere, Lula! Pocoyo, temo che qualcuno sia triste.
voi bambini sapete indicare a Pocoyo chi è triste? Lula è triste! Povera Lula! Beh, mentre tu eri preso dal tuo nuovo giocattolo, credo che lei si sia sentita esclusa. Lula! Lula? Lula, giocare? Ecco, così va meglio! Wow! Non preoccuparti, Lula. Pocoyo vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo. Ah, sembrano proprio divertirsi. A volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi, perché tutti si divertano. Evviva Pocoyo! Evviva Lula! Ciao ciao e arrivederci a presto! Parole magiche. Ciao Pocoyo! Ciao! Potresti dirmi a che cosa stai giocando, Pocoyo? Mattoncini? No. Io credo che Pocoyo stia giocando con... Ma aspettate, forse sono davvero mattoncini? Bene, anche con i mattoncini ci si diverte. Guardate tutti! Pocoyo ha costruito un bellissimo e altissimo... Orologio! Oh, ma è proprio strano questo orologio! Ora sì che ragioniamo! Un sonnellino all'ombra di un magnifico e frondoso... frigorifero! Oh, cosa vedono i miei occhi, Pocoyo? Ci vorrebbe davvero una bella merenda! Vorresti preparare un sandwich? Ottima idea! Per prima cosa prendi una fetta di... Dopo metti una fetta di... deve essere così buono questo... Se non puoi mangiare il sandwich, almeno puoi suonare il banjo. Sì, oh, finalmente! Non esiste cosa più divertente del... Tecnico elastico!
Pocoyo! Sono d'accordo con te, Pocoyo. Poniamo fine a tutta questa confusione. Bicicletta! Adesso ho capito tutto! Nina sta giocando alle parole magiche! Festa! Oh, molto bene, Pocoyo! Una festa! Forse manca qualcosa? Ciao, Pocoyo! Ciao! Ma guarda, delle costruzioni! È la giornata ideale per giocarci! Ecco delle altre costruzioni! Avete visto? Forse non era niente. Ok, stavolta ho proprio visto qualcosa. Qualcuno sa dire a Pocoyo cos'è successo quando si è messo a canticchiare? Le costruzioni si sono mosse! Accidenti, guardate come si muovono! Beh, direi proprio che non sono costruzioni normali. Adorano la musica, non è vero? Queste costruzioni hanno proprio il senso del ritmo, non trovate? Quando si fa silenzio, smettono di muoversi. Oh, che idea grandiosa! Vediamo cosa succede suonando diversi generi di musica. Rock and roll! Oh sì! La musica jazz! La mia preferita, Pocoyo! Ah, la musica classica! Che suono imponente! Pocoyo! Pato! Pato sta... Ecco!
aiutare Pato a scendere! È bloccato in cima alle costruzioni! Basta musica! Pocoyo, sei proprio sicuro che sia la soluzione giusta? Ricordi cosa succede quando si ferma la musica, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Vi ricordate cosa succede quando la musica si ferma? Le costruzioni cadono! Cadono tutte giù! Già! E se cadono le costruzioni, cade anche Pato! Pocoyo, svelto! Come puoi salire lassù a salvare Pato? Certo! Il Vamoosh salverà la situazione! Salvataggio, Pocoyo! Bravo! Caspita, che avventura! La musica è davvero meravigliosa, vero? Evviva la musica! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Il buco nero. Pocoyo, Ellie e Pato. Ciao! A che cosa state giocando? Giochiamo a biglie. Sembra divertente. Vediamo. Ah, bisogna far entrare la biglia dentro quel buco, giusto? E come sta andando? E tu, Pocoyo? Ah! Ma quella è una super biglia nera speciale! Ah, che peccato, Pocoyo! Ce l'avevi quasi fatta! A chi tocca adesso? Oh, aspetta, aspetta! Che cosa succede? Sì! Sì, Pocoyo, ma... com'è possibile che la tua biglia si sia mossa da sola? Credo che tu abbia appena scoperto un buco nero! Risucchia tutto quello che si avvicina! Sapete cosa significa questo, vero? Pocoyo, questo non è il momento di ballare! Via! Allontanatevi dal buco! Buona idea, Pato! Aggrappati all'albero! Resistete! Beh, in effetti è divertente, vero? Ma dobbiamo tirare fuori Ellie da lì!
Qualcuno accenda la luce, per piacere. Oh, meno male. Sembra che sia tutto a posto. Ehi, un momento. I colori sono al contrario. Pato, non sei più giallo, adesso sei viola. Ellie, tu sei verde. Volete che tutto torni come prima, vero? Beh, credo proprio che si possa fare. Vuoi tornare nel mondo di prima, Pocoyo? Penso che la tua super biglia nera speciale possa essere la chiave. Lei potrebbe farci tornare a casa. Esatto, Ellie. In questo mondo la super biglia nera è bianca. E adesso? Ecco fatto! Un buco bianco! Forza! Tutti dentro! Che cosa succede, Pato? Non vuoi tornare del tuo colore giallo? Questo non è il vostro mondo! Siete tutti di carta! Sarà meglio trovare la biglia. Molto bene, Pato! Non ci posso credere! Adesso siete dei palloncini! Oh, finalmente! Finalmente a casa! Non avete dimenticato niente, vero? Bella domanda, Pato! Che cosa facciamo con la biglia? Sembra che a poco io sia venuta un'idea! Un razzo! Allora, diamo inizio al conto alla rovescia! 3, 2, 1, 0! Guardate! Una notte magica! Alla prossima! I pulcini smarriti. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Stai facendo una passeggiata, eh? Delle uova di gallina! Che strano! Mi chiedo dove sarà la loro mamma. Oh, che meraviglia! Però manca ancora mamma Chioccia. Sarà meglio occuparsi dei pulcini finché non arriva. Pensi di poterlo fare? Sì! Pocoyo lo può fare! Pocoyo, stanno scappando! Bisognerà insegnargli a posarsi sul ramo. Molto bene! Yeah.
Mi sa che ti servirebbe un po' d'aiuto, vero Pocoyo? Vuoi che Pato ti aiuti? Pato no, Ellie aiuta Pocoyo. Ellie? Sarebbe sicuramente una mamma stupenda. Ellie, potresti aiutare Pocoyo a occuparsi dei pulcini? Cosa strana, sembra che qualcuno li abbia messi in riga. Ma chi è stato? È stato Pato. Che sorpresa! Incredibile, ce l'hai fatta! E adesso? Volare! Ma i polli non volano, Pato! Incredibile! Tu sì che ti intendi di pulcini! Sei davvero un pozzo di sorprese, Pato! E adesso che cosa farete? Oh no, Pato! Dove sono i pulcini? Ah, finalmente la mamma li ha trovati! Pato, i pulcini devono restare con la loro mamma! Povero Pato, ti farà bene un po' di riposo. Eccoci qua, così è perfetto, sogni d'oro. Sembra che tu ti sia fatto dei nuovi amici. Molto bene. Buonanotte, Pato. E buonanotte a tutti. Ah, ecco Pocoyo. Ciao. Ciao. Oh, che bei giocattoli. E che bei colori hanno. C'è Pocoyo? Hai visto qualcosa? Oh caspita, cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante. Bottoni! Sì, hai ragione. Prova! Schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda! Il trenino è diventato rosso! Guarda ancora!
cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo. Sì, è proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh cielo! Oops! Oh caspiterina, stai attento, Pocoyo! Pocoyo? 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo! Iniziamo! Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Vediamo chi c'è ancora. Oh, sì, certo, Ellie. Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato! Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao, ciao! Alla prossima! Il frullatore matto. Ehi là, buongiorno, Pocoyo! Che cosa c'è?
Oh, una macchina! All'aria di una macchina strana è molto complicata, vero? Ma che cosa si fa con questa macchina, Pocoyo? Una trombetta e una radio. Frulla! Frulla? Oh, allora questa macchina è un frullatore. E questo? Ehi, una trombetta che suona tutti i tipi di musica! E voi che ne dite? Vi piace il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, ci piace tanto! Anche a me! Ed è una trombetta che possono suonare tutti! Provaci anche tu, Bruco, su! È incredibile! Ma come si chiama? Una tradio? Una ramba? Beh, devo proprio dire che questa macchina è davvero un oggetto incredibile! Ciao, Ellie! Ah, ho capito! Aspetti una telefonata! Ah, ed è anche molto importante! Pocoyo? Che stai facendo? Pocoyo? Non sono certo che tu stia facendo la cosa giusta! Oh no! Un treno! E la pista! Guardate, un trenofono! Attenzione, c'è qualcuno in linea! Ellie, temo che tu abbia perso quella telefonata che aspettavi. Svelta, Ellie, rispondi! Pocoyo, non credo che Ellie sia molto contenta. Pocoyo, quello è l'osso di Lula. E una molla. Oh no, 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 non me lo dire, ti prego. Ehi, guardate, un osso che rimbalza. È davvero incredibile, ma non per Lula, ahimè. Pocoyo, forse è meglio non giocare più a questo gioco. Un cappello. Una torta. E delle candele. Ancora! Voi che ne dite? Secondo voi Pocoyo dovrebbe rimettere a posto le cose dei suoi amici? Sì! Povero Pocoyo, forse i tuoi amici si sono arrabbiati perché hai preso le loro cose senza permesso. Io però penso che la tua macchina sia davvero geniale e non sono l'unico a pensarlo. Senti, ho un'idea. Perché non inviti i tuoi amici a una festa del frullatore matto? Tu però non usare le loro cose, capito? No. Secondo voi, Pocoyo dovrebbe fare una festa con i suoi amici?
Sì, fanno la festa! Sì! Evviva! E festa sia! Ciao a tutti e benvenuti alla festa del frullatore matto! Con torte volanti! Con treni che fanno palloncini! Enormi alberi altoparlanti! E la strabiliante macchina per le bolle di gelato! Delizioso! Pocoyo, perdonato! Che super festa e che sollievo! Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Pocoyo invisibile. Ciao, Pocoyo! Ciao! Bello il tuo libro di favole? Ma che cos'è? Oh, è un giocattolo con un grande pulsante arancione! Ehi, ma hai visto? L'albero è sparito! È tornato! Non ho mai visto un giocattolo così! Pocoyo si sta dondolando sull'altalena invisibile! Una macchina invisibile! Non ci posso credere! È un vero spasso! Oh, mamma mia! Ciao! Ah. Ti diverti un mondo, piccolo Pocoyo! Faccio vedere Ellie! Ottima idea, Pocoyo! Ellie, Pocoyo ha una cosa assolutamente incredibile da farti vedere! Oh, non possiamo disturbarti mentre bevi il tuo tè! Faccio vedere a Pato! Pato, Pato, guarda, guarda! Pato! Pato! Amici! Hai un'idea? Ci credo! Pocoyo! Sei invisibile! Quell'aggeggio riesce a rendere invisibile anche te! Oh no, ti prego! No, Ellie, non è stata la tua bambola. Potete dire a Ellie chi ha mangiato il suo panino? Pocoyo! Pocoyo ti ha mangiato il panino! Ellie non vuole crederci. Ciao! Pocoyo, sei proprio tu a girare su quel monopattino? Potete dire a Pato chi continua a spostare il suo annaffiatoio?
Pato pensa che sia tutta colpa di Ellie, invece. Allora, Pocoyo, non hai già fatto abbastanza dispetti? Adesso cosa sta per combinare? Su, Ellie, non è il caso di avere paura, davvero! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo perché Pato ed Ellie non sono più tanto spaventati? Perché adesso ti vedono! Ellie, Pato, Pocoyo si stava solo divertendo un po' con il suo nuovo giochino. Dopotutto ci ha provato a farvi vedere come funzionava, ma voi eravate così occupati. Che c'è, Ellie? Hai un'idea? Un nuovo gioco, dici? Che cos'è? Oh, beh, ora non ci capisco proprio più nulla. Però mi diverto da matti. Evviva i nuovi giochi! Evviva gli amici che non sono trasparenti! Ciao, ciao! Alla prossima! Doppio gioco. Ciao, Pocoyo! Ciao! Fammi indovinare, stai per giocare a palla. Pato, gioca! No! Dai, Pato, è divertente! Pare proprio che Pato non abbia affatto voglia di giocare a palla. Beh, allora cosa vuoi fare, Pato? Ah, certo, l'altalena! Oh, beh, intanto potresti giocare a palla con Pocoyo e dopo aver giocato andare sull'altalena. Oh, vuoi giocare solo sull'altalena? Oh, ciao, Ellie! Giochi? Sembra che Pocoyo abbia finalmente trovato qualcuno con cui giocare a palla. Beh, adesso non fare quella faccia lì, Pato. Non puoi più giocare con loro. È inutile. Non va, eh? Hai deciso di sederti e tenere il muso. Non è molto divertente fare l'altalena da soli, eh? Potete dire a Pato quante persone ci vogliono per divertirsi sull'altalena? Due! Ci vogliono due persone. Già, proprio così. Il problema dell'altalena è che ci vuole un amico con cui giocare e divertirsi davvero. Come dici, Pato? Dici che un compagno tu ce l'hai. Il compagno ideale. Ma quella lì è una macchina. Certo, con quel bottone la metti in funzione. Mamma mia, Pato! Quella macchina ha creato un altro Pato uguale a te! Ah, adesso sì che ti puoi divertire davvero con il tuo compagno ideale, Pato! Un papero esattamente uguale a te! Oh no! Adesso vogliono giocare tutti e due con lo stesso giocattolo. Ancora un altro Pato. E voi due a cosa giocherete? Ecco! Ora funziona! Hai ragione. Questi Pato, dopotutto, non sono proprio dei gran compagni di giochi. Proviamo con un altro, forse viene meglio. Ah, annaffiare i fiori, l'occupazione preferita. Ehi, questo Pato adora annaffiare i fiori tanto quanto te. Ha ha ha!
la barzelletta! Che ridere! Oh, temo che quel pato l'abbia già sentita, la tua barzelletta, pato. E adesso pure questo pato che vuol guardare l'altro tuo programma preferito. Ancora un altro pato? Oh no! La copia di pato ha fatto la copia di se stesso! Pato, sei sicuro che quella macchina ti aiuti a ottenere ciò che desideri realmente? Secondo te, tutti gli altri pato sono molto egoisti? Dici che vogliono giocare solo a modo loro. Oh no! Oh! Forse questa macchina non è proprio la soluzione migliore, sai? Pocoyo, Ellie, Pato ha un piccolo problema. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove guardare per capire il problema? Dietro di voi! Sono dietro di voi! Pato è dappertutto! La situazione è sfuggita al controllo! E ora che facciamo? Pensa. Hai un'idea? Veloci! Vi prego, fate presto! Svelti, sì! Fermate la macchina! Presto! Oh no! Secondo voi Pocoyo dovrebbe premere quel bottone per spegnere la macchina? Sollievo. Giochiamo! Fantastico! Evviva gli amici! Evviva le caratteristiche che ci distinguono dagli altri! Ma che succede? Oh, non ci credo! Ciao, alla prossima!